Prova. Ci siamo. Vi lascio l'apertura con i saluti istituzionali. Bene, bene. Bene, benvenuti a tutti, vi ringrazio di essere qui presenti, iniziamo anche con la diretta. Benvenuti all'evento finale del progetto 5G Carmen, un corridoio digitale per la mobilità del futuro. Dato che siamo un po' in ritardo, iniziamo subito con i saluti istituzionali. Abbiamo l'assessore Spinelli della provincia autonoma di Trento e il presidente Francesco Profumo della Fondazione Bruno Kessler. Grazie di essere qui. Buongiorno. Buongiorno, parto io. Buongiorno a tutti, bentrovati qui al Brennero. Devo dirvi che oggi qui rappresento la provincia autonoma di Trento e un piacere e un onore essere qui, soprattutto a presentare la volontà della provincia autonoma di Trento di credere in un progetto che guarda il futuro, che guarda le tecnologie, l'importanza dell'investimento nella ricerca e nell'innovazione. Questo è il driver che ha sempre guidato l'amministrazione, il mio assessorato, circa gli investimenti e l'importanza di arrivare a sviluppare in maniera concreta, visibile e pragmatica tecnologie che possano essere di aiuto al nostro vivere quotidiano. E oggi essere qui per il corridoio digitale è sicuramente uno di questi esempi sui quali crediamo molto per il nostro territorio, posso dire per il turismo, ma non è solo questo, potrebbe essere troppo banale pensare a questo, ma è per la mobilità del futuro, per la sicurezza, per l'ambiente. Elementi sui quali dobbiamo per forza investire e con questo progetto diamo gambe concrete a questo pensiero. Ecco, io non posso che essere felice che Fondazione Bruno Kessler, qui rappresentata dal professor Profumo, ma rappresentata anche dal segretario generale ingegner Simoni e da tutte le altre componenti che il Trentino ha saputo mettere a disposizione di questo progetto, hanno effettivamente contribuito e hanno portato un valore indiscusso e apprezzato anche dagli altri partner coinvolti. È un progetto internazionale, il corridoio Monaco-Bologna è quello su cui vogliamo lavorare, è un corridoio che sicuramente professore, di futuro, profuma di sostenibilità e dà veramente una visione positiva alle nostre prossime generazioni. Qualcosa di buono stiamo facendo e qualcosa di veramente buono lasceremo. Quindi grazie a tutti per questo evento, per la partecipazione al progetto. Alcune tappe saranno prossime, future, saranno importanti. Mettiamo tutte le risorse a disposizione, tutti gli investimenti possibili per poter arrivare a un risultato. Bene, grazie. Buongiorno a tutti, io sono Francesco Profumo e rappresento la Fondazione Bruno Kessler, fondazione che è stato il soggetto coordinatore di questo grande progetto e che ha consentito di creare le condizioni perché in modo anticipato rispetto a quello che avvenne poi nel 2019 con il discorso di insediamento della Presidente von der Leyen della Commissione europea, si avviasse questo percorso sulle transizioni. Io ricordo quando stavamo lavorando alla proposta e ponemmo sul tavolo il fatto che questa era non solo una transizione digitale di grande valore, il fatto che non ci fosse nel sud dell'Europa un corridoio
che invece esisteva nelle altre parti. Fu uno degli elementi di discussione e anche sul quale noi ci giocammo favorevolmente, no, da questo punto di vista. E il fatto che siamo riusciti a quel tempo a creare un partenariato così forte, così robusto, coordinato da un soggetto di ricerca come la Fondazione Bruno Kessler, credo che sia un grande esempio. E quindi allora anticipammo in fondo quello che la Presidente nel suo discorso di insediamento portò come elemento centrale, quindi la transizione digitale, ma anche la transizione ecologica e anche la resilienza sociale. E da allora sono passati quasi 2 anni e mezzo. Nella realtà ci siamo accorti che queste 3 transizioni sono un tutt'uno. Oggi non si può pensare di avere la sola transizione digitale se non si ha la transizione ecologica, e naturalmente c'è un tema estremamente rilevante, quasi prioritario, sulle competenze e quindi sulla transizione sociale. Bene, io credo che questo, che è un progetto di ricerca, voi sapete che è stato sviluppato nell'ambito di Orizzonte 2020, in realtà oggi ha una valenza molto più ampia, e su questo è stata costruita, diciamo, la possibilità, adesso vediamo che cosa potrà succedere, perché dalla ricerca si possa passare ad un progetto di tipo infrastrutturale. Questi sono i grandi successi dell'Europa, di un'Europa nuova, di un'Europa che vede nella ricerca progetti che debbano avere una loro sostenibilità nel tempo. E sostenibilità nel tempo significa che non terminano quando termina il finanziamento del progetto. Dal punto di vista della Fondazione Bruno Kessler, naturalmente c'è un sincero ringraziamento alla provincia, ma a tutti gli attori che hanno consentito di lavorare insieme. Questo grande è un esempio di un grande progetto che non avrebbe potuto ottenere i risultati che ha ottenuto se non ci fosse stata proprio questa attività congiunta, con un obiettivo che era quello di ottenere un modello di sviluppo che potrà essere replicato e naturalmente amplificato. Quindi un sincero ringraziamento a tutti i soggetti che hanno partecipato, in particolare naturalmente alla provincia che ci ha sempre supportato, ma ci ha supportato soprattutto sull'idea che la ricerca è fondamentale per creare le condizioni di sviluppo. E questo è un buon esempio. Quindi in questi anni noi abbiamo creato competenze, abbiamo creato la possibilità che giovani si mettessero in gioco rispetto a tematiche estremamente complesse, e oggi ci sentiamo più forti dal punto di vista della ricerca, ma ci sentiamo più forti soprattutto nell'idea di un progetto che dalla ricerca possa diventare un progetto di sviluppo. Grazie a tutti e buona giornata. Mi permetto di dire solo una cosa: siamo ospiti di A22, qui c'è l'ingegner Costa, ringraziamo A22 anche per essersi messa a servizio della ricerca in questo senso, però ha sempre dimostrato questo asse stradale di essere all'avanguardia, e questo è il giusto modo di comportarsi. Quindi grazie ancora A22. Posso forse aggiungere un... Continuiamo ad aggiungere. Ci sta bene. Quando nelle fasi iniziali di questo progetto, naturalmente abbiamo avuto molte interazioni con Bruxelles, e inizialmente non era proprio identificato che sarebbe stato in questa forma. Uno degli elementi che dettero forza al progetto fu proprio la partecipazione della 22, perché naturalmente il fatto che ci sia questo traffico così intenso, questo traffico anche così inquinante ad oggi, e allora il fatto di tenere insieme quelle 3 transizioni di cui vi dicevo fu un elemento che fu visto dalla Commissione europea come determinante, e allora la scelta di A22 fu quasi naturale. Quindi grazie veramente per la vostra partecipazione.
Grazie mille, grazie ancora per queste parole. E prima di introdurre il primo speaker, Jorge Pereira, dalla Commissione Europea, perché come ci hanno ricordato molto bene l'assessore Spinelli e il presidente Profumo, questo è un progetto europeo, un progetto internazionale che ha coinvolto molti partner sul corridoio Monaco-Bologna. E vorremmo farvi vedere un filmato, un video che abbiamo registrato del progetto 5G Carmen, che illustra le manovre e gli use case del progetto e i risultati più importanti conseguiti in questi 3 anni e mezzo. Automated driving will transform the notion of mobility. Commuting hours will be enjoyable and safe experiences. And our environment will benefit from decreased carbon emissions. This groundbreaking EU-funded project leverages on the 5G communication technology to connect all vehicles and facilitate their cooperation, including connected and automated vehicles in the communications network. With a dedicated 600-kilometer corridor between Munich, Innsbruck, and Bologna, 5G Carmen will promote a cooperative transportation system which can be replicated throughout the EU in liaison with other activities on 5G corridors. 5G coverage has already been deployed along the borders of Italy, Austria, Germany, which accommodates 80,000 daily transits. Full 5G coverage is planned for 2025 and will pave the way for the creation of a fully equipped 600-kilometer 5G smart vehicle corridor. To support its 5G Carmen use cases on connected and automated driving, 5G Carmen has deployed an architecture where vehicles can communicate with each other through vehicle-to-vehicle and vehicle-to-network communication technology, exploiting the 5G technologies deployed for the project. Through the 5G network and directly among vehicles, data collected by vehicles can be delivered to the different services hosted on the Mobile Edge Computing, MEC, platforms. These platforms have been deployed with dedicated connections to minimize latency, thus bringing services close from a communications point of view to their users. The services in the MEC platform interact to provide the cooperative and connected autonomous mobility use cases piloted in 5G Carmen. These services are managed through an edge orchestration platform developed inside the project that also handles service continuity by speaking with other MECs in neighboring countries. In this way, services running on MEC of neighboring countries can be coordinated, and information collected on one side of the border can reach the other side through 5G connectivity, allowing service continuity across countries. Moreover, the 5G mobile networks in the 3 countries have been enhanced with some evolved features, introducing fast network reselection to reduce the communication gap when crossing the border, and local breakout to keep communication latency under control, also when users are in roaming. Lane merging is a cooperative operation among the vehicles, done every time 2 lines merge into one. 5G Carmen has deployed a centralized service to coordinate lane merging, optimizing it to avoid congestion or even accidents. In order to have all necessary information for the system to work, an onboard software inside the car obtains several information and then sends it to the MEC via a 5G modem. In our case, the data is their speed, position, and the blinker status. After reaching the 5G node of the mobile operator, data will travel to the MEC. We have 3 MECs, one per country. Each one consists of several elements that allow the coordination of the traffic. Advanced message queuing protocol broker allows fast and reliable communication between cars and MEC. It permits messages to be delivered to multiple services. The service of local dynamic map, SLDM, processes the received messages, combines them per geographical zone using quad tree approach,
and summarizes the requests of all relevant cars. The maneuvering service is the protocol that, with the info received previously, calculates the next actions for every car in the area. It coordinates their velocities, ensures that correct distance is kept, and allows space for a possible merge. The response router gets the coordination information and it separates it in messages for each car. Afterwards, the AMQP broker handles the sending of all messages to the receptive cars. The message arrives now to the cars involved in a merging. The speed from the two cars already in the highway is modified according to the information received, and the third car can safely merge in the most optimized way. This service allows a high reliability for zero error lane changing and is capable of handling high vehicle density. The cooperative lane merging assist is but only one of the possible uses for this system. In 5G Karman architecture, connected vehicles share their information with both CV2X direct communication and using 5G technology that connects them with the MEC platforms deployed in the 5G Karman infrastructure. Services in the MEC can merge the information collected from all connected vehicles with additional data information provided by road operators about traffic or specific road conditions, building a detailed and reliable representation of the context around each car. Through 5G, this context can be delivered to connected vehicles to extend their perception and provide awareness of events that are still beyond the visibility of a vehicle sensor. This follows a core principle of autonomous driving. In high levels of automation, a car needs to see beyond other cars. 5G connectivity, with 5G Karman, is the solution to see beyond what sensors and individual drivers see, ensuring comfortable travel in any situation. For example, car following with the so-called extended perception ensures smooth speed adaption in case of slowdown maneuvers or cut-in by other vehicles. 5G Link is supported by CV2X direct connectivity to ensure redundant communication between cars. In another example, when an emergency vehicle approaches, it can alert all preceding vehicles by communicating with services in the MEC. 5G Karman promptly informs all road users along the corridor through its 5G infrastructure. Cars can automatically check free road space and change lanes, giving way to the emergency vehicle as it approaches. The 5G Karman project will contribute to the evolution of connected and automated mobility in Europe. The 5G cellular network infrastructure, the 5G direct communication technology, and automated driving will transform the future of cooperative transport, making the EU a leader in the reinvention of global transportation systems. Benissimo, grazie a tutti. E mi sono scusate, ma ho dimenticato che per chi non comprendesse la lingua inglese abbiamo delle cuffie con la traduzione simultanea in italiano. E questo servirà anche per il prossimo speaker, che è Jorge Pereira, il project officer del progetto 5G Karman e principal scientific officer della Commissione europea. Vediamo se è connesso. Perfetto. Jorge, can you hear us? Jorge, ci sente? Ci può sentire? Ci sente? Sì, sì, vi sento. Grazie di essere qui e benvenuto al nostro evento finale di 5G Karman. Eccoci qua. Vediamo le slide. Prego. Grazie. Innanzitutto mi scuso del fatto di non essere lì di persona con voi. Sfortunatamente
ci sono degli impegni in questi giorni in relazione alla valutazione di una serie di aspetti SF2 e il corridoio 5G, quindi mi dispiace di non poter essere lì di persona. Ma innanzitutto desidero ringraziarvi per aver organizzato questo evento finale. Avete già visto un video molto interessante, che è un video straordinario che mostra tutti gli aspetti più importanti del progetto. Io vorrei parlare brevemente anche della prospettiva europea in relazione al 5G e anche la visione per il futuro, cosa ci aspetta in futuro. La Commissione europea nel 2016 ha lanciato il piano d'azione 5G approvato dai Paesi membri con una serie di obiettivi in relazione ai trial, ai primi impieghi, per quanto riguarda l'obiettivo di avere una copertura pervasiva entro il 2025 e una copertura piena entro il 2030. All'interno del pacchetto Telecom del 14 settembre 2016 si è anche inserito un ulteriore elemento per quanto riguarda il piano d'azione, la connettività in relazione alla disponibilità pervasiva della fibra e alla banda larga. E questo è enfatizzato ancora una volta nel nuovo focus della Commissione. In risposta alla crisi generata dalla pandemia, la Commissione ha fatto una rivalutazione di tutto questo, ponendo degli obiettivi ancora più ambiziosi per il 2030, per cui entro il 2030 tutte le case europee dovranno essere coperte dalla rete gigabit, con tutte le aree coperte da 5G. Questo è sempre in relazione al progetto banda larga. Al tempo stesso, entro il 2030 ci sarà un impiego paneuropeo dei corridoi 5G per la mobilità connessa e automatizzata e delle operazioni digitali anche nell'ambito ferroviario, con tutta una serie di obiettivi a favore dell'ambiente. Il piano 5G Action Plan Plus ha l'obiettivo, come dicevo prima, di portare il 5G in modo pervasivo entro il 2030. Ci sono una serie di step per arrivare a questo a livello geografico, ma concentrandosi oltre a tutte le aree principali, anche le aree meno popolate. Perché il 5G? Perché il 5G è fondamentale per poter avere la CAM, la mobilità automatizzata e connessa, per avere sempre più automazione e per avere un servizio senza soluzione di continuità in tutta Europa, in modo transfrontaliero. Perché questo accento? Perché ci sono due sfide in queste. La Commissione è ben consapevole di tutto questo, perché nelle aree urbane il mercato riuscirà a coprire le necessità, però forse nelle aree rurali questo non avverrà. Quindi c'era bisogno di un investimento per riuscire a dare la copertura tecnologica e di finanziamento per avere continuità del servizio e anche per assicurare che possiamo far fronte alle carenze del mercato nelle aree meno servite, diciamo così. Ora mi soffermerei brevemente sui corridoi in relazione ai finanziamenti trasfrontalieri europei Forcam 5G, che sono fondamentali appunto anche per questo progetto, per CAM e per tutte le reti di trasporto. Qui vediamo i progetti che sono ancora in corso, che esistono all'interno dei corridoi transeuropei di trasporto. Vediamo vari progetti su questa cartina, delle varie call, la call 1 e la call 2. Questo è un corridoio che è stato già citato, quello da Monaco a Bologna, su cui ci concentriamo appunto in questo momento. Questi progetti sono un buon esempio delle reti di trasporto transeuropea e sono progetti che ci consentono di concentrarci su tematiche molto specifiche che hanno a che fare con le caratteristiche regionali e locali di sviluppo, di disponibilità della tecnologia, ma anche in termini
di contributo da parte dei player e degli operatori. L'obiettivo ovviamente è quello di avere una grande inclusività, incluso anche il settore dell'automotive e gli operatori delle reti del traffico, quindi anche quelli autostradali e ferroviari. In queste call abbiamo stanziato oltre 105 milioni di euro per affrontare proprio le specificità di questi scenari transfrontalieri. Vogliamo il 5G ovunque, dicevamo, e abbiamo investito nell'ambito di Horizon 2020 105 milioni di euro, con l'obiettivo di coprire tutta la rete TEN-T entro il 2030. In questo ambito c'è uno stanziamento di 1 miliardo di euro utilizzando CEF 2 Digital e anche altri elementi di finanziamento, altre fonti di finanziamento da parte anche di diverse amministrazioni. Oltre a questo ci saranno anche degli investimenti privati che sono essenziali per coprire tutte le necessità. Bisogna ricordare che ciò che la Commissione vuole fare in relazione anche al finanziamento è quello di facilitare il deployment, l'impiego in queste aree in relazione a CEF 2 Digital, laddove gli operatori hanno delle necessità anche di supporto e di azione più rapida rispetto a quello che potrebbero fare da soli. Per concludere, per poter abilitare e poter veramente impiegare e creare il 5G for CAM, dobbiamo continuare ad avere questo approccio distribuito per poter avere i corridoi trasfrontalieri, per poter verificare le tematiche, anche le problematiche che esistono a livello locale. Quindi lo slogan è quello verso il 5G ovunque, con un ulteriore stanziamento di 150 milioni di euro per i corridoi 5G e con ulteriori finanziamenti per la mobilità e sempre nell'ambito di CEF 2 Digitale arriviamo a questo 1 miliardo di euro di cui parlavo prima. Ci sono ancora molte sfide che ci aspettano. Il focus di CEF 2 è molto pratico, ma noi vogliamo continuare ad investire anche nella ricerca, quindi sulla teoria, per poter avere una base solida a livello anche scientifico e teorico. E detto questo, vi ringrazio moltissimo dell'attenzione, vi lascio ai vostri lavori, ma sono naturalmente a vostra disposizione per eventuali domande. Ci sono, ecco, se volete chiedermi qualcosa o fare delle considerazioni, sono qui. Grazie. Thank you a lot. Grazie mille, Jorge. E è riuscito a raggiungerci il CEO di Autostrade del Brennero, Diego Cattoni, e siamo molto felici di averlo qui con noi e lo ringraziamo per averci ospitato in questa struttura. Grazie, saluto, vedo qui vicino a me l'assessore Spinelli, dottor Profumo, quindi un mio saluto a loro e poi anche a tutti i partecipanti. Beh, il tema di oggi è quanto mai attuale, perché visto anche il traffico trovato sulla nostra arteria, questo passaggio da una guida analogica, dove tutti noi decidiamo a quanto andare, quando andare a sinistra, quando andare a destra, quando fermarci, quindi questo diciamo ordine non perfetto, perché ci sono decisioni personali e quindi c'è un ordine non completo, a passare invece al sistema digitale, dove c'è un qualcuno che regola il traffico in maniera diversa, dove diventa molto più efficiente, quindi passare all'analogico, da un sistema imperfetto come oggi, quindi non efficiente, a un sistema molto più perfetto. Il tema che discutiamo oggi lo vediamo anche fuori, appunto, da questo traffico intenso che ha condizionato me, anche purtroppo il mio arrivo su questo mi dispiace di questo ritardo. Volevo trasferire insieme ad un saluto anche un aspetto velocissimo che riguarda il sistema autostradale italiano
e in particolare poi anche Autostrada del Brennero. Qualche giorno fa a Lisbona c'è stato un incontro di ASECAP, che è l'associazione europea che racchiude tutti i concessionari europei, a cui è partecipato l'italiana AISCAT, e noi partecipiamo in AISCAT come Autobrennero. AISCAT partecipa ad ASECAP, che racchiude tutta l'Europa, un'Europa allargata perché parte dalla Turchia e arriva fino anche in Russia e quant'altro. Ecco, un aspetto chiaro che su questo tema della digitalizzazione, dove c'è una sensibilità in tutti i paesi europei fortissima, su questo l'Italia si trova in una posizione di privilegio, è più avanti rispetto altri paesi, perché abbiamo dei progetti che sono già stati realizzati, mentre in altri paesi europei ci guardano con ammirazione e anche come benchmark per quello che si dovrà fare. E in Italia c'è la particolarità dei progetti di Autobrennero, che su questo si trova in una posizione, diciamo, di assoluta innovazione. Se ci troviamo qui oggi di parlare di 5G, di questa latenza piccolissima o inesistente che permette la guida autonoma con maggior facilità e il passaggio tra un paese e l'altro, beh, è un tema estremamente attuale. E il mio saluto lo volevo concludere anche ricordando i rapporti importanti che ci sono a livello europeo, a Bruxelles, e quindi ringrazio anche di questo aspetto, dove anche da parte di Autobrennero tutta l'energia, il know-how acquisito e la volontà di sviluppare questi progetti del futuro, che per noi sono un presente, sono forti, e quindi in termini di energia, di persone, di risorse economiche, noi ci siamo, e con determinazione per il sistema autostradale, per il sistema paese e per questo cross border importantissimo nel nostro paese e per l'Europa. Grazie. Bene. Adesso andiamo a presentare i risultati principali del progetto 5G Carmen. Prossimo in tre. No. Ah, no, saremo. Sarà una presentazione mia, di Roberto Fantini Team e Filippo Visintarne Stellantis. Se volete anche mettervi qui, ci mettiamo. Ok, io farò una breve introduzione del progetto 5G Carmen e poi lascerò i miei colleghi Filippo Visintainer di Stellantis, Roberto Fantini di Team, presentare i risultati principali del progetto. Ah, non ho l'affare. Questo qua. Ok, qual è l'obiettivo del progetto 5G Carmen? È quello di sfruttare il concetto di mobility corridor, quindi corridoi per la mobilità futura intelligente, per trasportare persone e merci attraverso l'Europa, usando il 5G come una tecnologia abilitante per questo nuovo concetto di mobilità connessa e automatizzata. Quindi il veicolo non è semplicemente un mezzo per andare dal punto A al punto B, ma diventa proprio un ambiente smart per incontrare i requisiti del Piano Europeo di Mobilità 2030. Il corridoio Monaco-Bologna ha una lunghezza di 600 km e, lo sapete, connette due poli industriali molto importanti, Monaco e Bologna, e copre tre paesi, Italia, Austria, Germania. In questo progetto abbiamo dei siti di trial, dei siti di test nazionali e due molto importanti siti cross border, dove abbiamo testato le tecnologie del nostro progetto, che sono chiaramente qui al Brennero, al confine tra Italia e Austria, e a Kufstein, vicino a Kufstein, il confine tra Austria e Germania.
Questo progetto ha un supporto molto importante dalla Regione Euregio, da IOCAR e chiaramente da tutto l'ecosistema dell'innovazione trentino. Il coordinatore FBK con Deutsche Telekom Technical Manager. Volevo farvi vedere quanti partner e quante competenze diverse sono state necessarie per realizzare questo progetto. Quindi 25 partner da 10 paesi, centri di ricerca come Fondazione Bruno Kessler, università come l'Università di Bolzano, e grandi aziende, sia car manufacturer come Stellantis e BMW, e aziende di telecomunicazioni come TIM, Deutsche Telekom, Magenta, e oltre che tutte le aziende che hanno lavorato all'infrastruttura di progetto. Il progetto terminerà a luglio e ha avuto un costo totale di 19 milioni di euro. Ecco, qual è l'idea alla base del progetto 5G Carmen? È quella di avere dei veicoli connessi, dei veicoli che sono sia nel mondo fisico sia nel mondo digitale. Quindi dicevamo da un oggetto semplicemente per muoversi a uno smart hub sempre connesso con differenti livelli di automazione. Il progetto 5G Carmen fornisce una piattaforma che sfrutta il 5G e supporta il settore automotive nel deliverare una mobilità più sicura, più verde, più intelligente. Chiaramente la sicurezza è un ambito molto importante, questi sono solo alcuni numeri di incidenti mortali e di altri tipi di incidenti nelle autostrade, ed è dimostrato che una guida autonoma è significativamente più sicura e può evitare incidenti e situazioni di pericolo. In particolare il progetto fornisce una piattaforma in cui i veicoli sono in grado di scambiare velocità, posizione, traiettorie per realizzare delle manovre automatizzate in maniera sicura. In più, normalmente i guidatori sono limitati nella loro abilità di percepire l'ambiente circostante. E un altro risultato molto importante del progetto 5G Carmen è fornire una percezione estesa, permettendo ai veicoli ed infrastrutture di condividere la loro percezione della strada. Grazie Matteo. Buongiorno a tutti, io sono Roberto Fantini di TIM. Ovviamente per raggiungere questi obiettivi, come operatore il primo problema che abbiamo dovuto affrontare è stato dare copertura 5G. Copertura 5G che è stata fornita da TIM in Italia, da Magenta in Austria e da Deutsche Telekom in Germania, coprendo sia dei tratti di tutto il corridoio e in particolare le zone di cross-border, quindi qui al Brenner, dove vedremo oggi le dimostrazioni, e a Kufstein fra l'Austria e la Germania. Quello che mi preme sottolineare di questa copertura è che è stata realizzata utilizzando la rete commerciale. Lo sottolineo da un lato per dare un'idea della difficoltà e delicatezza di andare a dispiegare gli scenari che vedremo anche oggi in demo in una rete commerciale che deve gestire anche gli utenti che per fortuna continuano a pagarci per usarla. Dall'altro perché mi preme sottolineare che quello che vediamo oggi è fattibile già con le reti di oggi, già con la rete che abbiamo in campo oggi. In realtà è fattibile a patto di avere alcune accortezze, alcune ottimizzazioni che abbiamo dovuto fare per il bene del progetto. Quasi da subito ci siamo resi conto che ci sono alcuni problemi che si presentano quando cambi operatore, cambi nazione, ti muovi ad esempio dall'Italia all'Austria, che in qualche modo bisogna indirizzare se vogliamo poter supportare degli scenari sfidanti come quelli che abbiamo visto. Il primo problema si presenta proprio subito appena attraverso il confine. Quando io attraverso il confine a un certo punto mi sgancio dalla rete del mio operatore nazionale
e i telefoni e i modem di oggi avviano una lunga ricerca per trovare un nuovo operatore. E questa è una procedura lunga, può richiedere decine di secondi, a volte anche minuti. Lo vedete, l'abbiamo misurato nella figura quella più a sinistra delle due, uno scenario all'inizio progetto in cui abbiamo visto che avevamo dei buchi di 96 secondi che si traducevano in quel tratto nero che è vedente lungo la strada. Chilometri di zona con disconnessione che non sono accettabili per uno scenario automotive. Per cui con l'aiuto dei nostri partner tecnologici e anche con una stretta collaborazione, uno scambio di idee e informazioni con tutti gli operatori, abbiamo trovato una soluzione che chiamiamo Fast Network Reselection, che in inglese fa questo, accelera la riselezione di rete, il cambio di operatore, riuscendo ad arrivare a circa 3 secondi in campo. Lo vedete sulla parte a destra della figura, non abbiamo più un lungo tratto di buco, ma abbiamo quel piccolo pallino nero che è una questione di una decina di metri. In teoria si può fare di più, si può avere handover, ma richiede un impatto sulle reti molto più alto, che con una rete commerciale ad oggi non è realizzabile. C'è poi un secondo problema non da poco. Una volta che sono nella nuova nazione, la mia connessione va in roaming. Questa è una cosa che tutti abbiamo sperimentato, ma c'è un dettaglio che non so in quanti ne sono al corrente. Quando io sono in roaming, i miei dati, il mio traffico, viene comunque sempre mandato a casa. Nel senso che se io ho una SIM italiana e sono in Austria e voglio parlare con un server, un servizio austriaco, i miei dati tornano comunque nella rete di TIM in Italia e poi rimbalzano in Austria. E questo è chiaramente un problema per la latenza. Che cos'è la latenza? È il tempo che ci mette un pacchettino di dati ad attraversare la rete, ad andare dal veicolo fino al server con cui vuole parlare. Se io faccio andare quel pacchetto in Italia e farlo tornare indietro, ovviamente perdo tempo. E all'inizio abbiamo misurato latenze dell'ordine dei centinaia di millisecondi, troppo per un scenario automotive. Di nuovo, lavorando con i partner, utilizzando delle funzionalità che esistono, ma che di solito non sono dispiegate, anche proprio per motivi gestionali, legati ad esempio alla tariffazione o all'intancetto legale, abbiamo introdotto il cosiddetto local breakout, una parolaccia, scusatemi se ne parlava prima nel video. Nella pratica quello che fa è permette al traffico di restare nella nazione in cui viene generato. Se io sono in Austria, il mio traffico resta in Austria, non torna in Italia. Ed ecco che vediamo le latenze che vedete in figura, che sono più accettabili per una rete 5G commerciale, anche sotto i 20 millisecondi. Lavorare sulla rete, chiaramente ne parlo molto perché sono un operatore, ma non è certo tutto quello che abbiamo dovuto fare. Per realizzare i servizi che vedremo dopo è stata dispiegata un'architettura piuttosto complessa che vedete semplificata e schematizzata in questa figura. Non voglio andare nei dettagli dei cubetti colorati, ma sostanzialmente abbiamo i veicoli che si parlano fra di loro e che parlano con la rete 5G, abbiamo la rete 5G, abbiamo le control room di road operator, quindi di A22 del Brenner, e soprattutto abbiamo quel quadrato verde che è importante perché è un elemento molto nuovo e che è un elemento importantissimo per la rete 5G, il MEC. È stato citato nel video prima. Il MEC o Edge Platform non è altro che un server in cui possiamo ospitare i servizi del nostro progetto, in cui che però è stato realizzato in modo da avere latenze, di nuovo, molto basse, in modo che siano di fatto, da un punto di vista della latenza, vicino a dove il servizio viene dispiegato. Su questi MEC server girano i servizi del nostro scenario. Abbiamo subito capito però che era importante che i MEC dei vari operatori fossero collegati per poter garantire la continuità del servizio. Il video lo stressava molto perché di fatto è stato il vero obiettivo grande di questo progetto, dimostrare che io posso essere in Italia, parlo con il MEC italiano e ho il servizio, ma quando mi muovo in Austria in qualche modo il servizio mi segue e viene gestito da una piattaforma che chiamiamo piattaforma di orchestrazione, che sposta quel servizio dal MEC italiano, dal server italiano, in Austria, in modo che quel servizio continui a essermi vicino e possa continuare a darmi informazioni localizzate rilevanti per l'area in cui mi trovo. Con questo mi taccio e passo la parola a Filippo, che ci andrà a vedere tutto questo, poi nella pratica che cosa ci permette di fare. Okay. Sì, buongiorno a tutti, sono Filippo Wiesentainer di Stellantis CRF e vi darò un'anticipazione della demo che vedrete. La demo rende conto di quello che stiamo effettivamente svolgendo da mesi cross border, cioè al confine. Il confine è un aspetto molto sfidante se si pensa a una guida autonoma
che voglia essere assistita dalla connettività per permettere livelli più alti di automazione, per permettere l'awareness, quindi la comprensione dell'ambiente e degli ostacoli degli altri veicoli che circondano il veicolo, in modo tale da garantire che il veicolo non solo esegua le manovre in modo automatico, ma anche che abbia la necessaria capacità decisionale per gestire gli eventi imprevisti. Questa è la definizione di alto livello di automazione, cioè gestire gli eventi imprevisti. Ecco che il veicolo deve poter capire non solo quello che avviene nella distanza prossima, che è percepito dai sensori, ma anche in una distanza, diciamo, media, in cui i sensori non arrivano perché, per esempio, oscurati nel loro campo di vista. Se pensate a una telecamera, c'è un ostacolo davanti, la telecamera non vede quello che c'è al di là dell'ostacolo. Ecco che il 5G, la connettività, la comunicazione tra veicoli, permette di assistere il veicolo in questa percezione estesa. E lo scenario cross-border, per la necessità di continuità dei servizi e il gap che allo stato dell'arte c'era e che adesso è stato colmato, è uno scenario estremamente sfidante e va misurato, perché se abbiamo anche dei break dell'ordine del minuto, la guida autonoma o assistita non può più beneficiare della comunicazione tra veicoli e quindi della percezione oltre l'orizzonte dei sensori. Ecco che noi vi mostreremo i nostri prototipi veicoli qui al Brennero. I partner BMW stanno facendo sperimentazione come noi anche a Kufstein, quindi nell'altro confine. Oggi la demo si focalizza al Brennero e mostrerà dei veicoli equipaggiati con la connettività alla rete 5G e anche un link diretto tra veicoli per garantire la ridondanza della comunicazione. Un altro aspetto della guida autonoma, soprattutto della guida autonoma di alto livello, quindi livello 4 e livello 5 di automazione, che permette quindi di gestire anche le situazioni di emergenza rispetto al livello 3 di automazione, che il veicolo si muove in automatico, però se ci sono 5 situazioni di emergenza richiede il controllo del driver. Ecco, ritorno, il livello più alto di automazione ha bisogno di canali ridondanti. Ecco che noi comunichiamo con la rete 5G, ma se per caso ci sono quelle frazioni di secondo in cui la rete 5G non c'è, per esempio per la riselezione, che comunque è dell'ordine di 3 secondi, noi manteniamo una comunicazione diretta tra veicoli, quindi un canale ridondante molto importante per l'automazione. Poi ovviamente vedrete l'interfaccia utente, che permette di vedere che cosa sta succedendo, che dà dei consigli. Ovviamente possiamo mostrare delle funzionalità in modo automatico, ma essendo su strada pubblica alcune funzionalità, soprattutto quelle legate al controllo laterale, lo faremo in modo assistito, nel senso che al guidatore verrà dato un consiglio. Questo solo una visione di alto livello del nostro sistema veicolo. Le parti più importanti sono quella che viene chiamata onboard unit V2X, che integra il modulo 5G e il modulo di comunicazione diretta, grazie al nostro partner di progetto Qualcomm. Abbiamo un servizio molto importante che permette di localizzare il veicolo ad alta precisione, perché il veicolo ha bisogno di sapere esattamente la propria posizione in corsia e le posizioni relative degli altri veicoli, e questo grazie al servizio di Deutsche Telekom, che sfrutta proprio la rete 5G di 5G Carmen, e il modulo sviluppato da Stellantis CRF, l'unità prototipale che permette di espletare, tramite la combinazione tra i dati dei sensori e della connettività, permette di espletare le funzioni automatiche di controllo longitudinale e laterale del veicolo. Il concetto principale che vi mostreremo in demo è la percezione estesa. La percezione estesa è tramite i propri sensori, e questo è stato dell'arte,
quindi la telecamera, il radar, la comunicazione, quindi l'altro veicolo equipaggiato o gli altri veicoli equipaggiati ci forniscono posizione, velocità, traiettoria al veicolo proprio. E inoltre, e questo è l'aspetto, il vero delta di 5G Carmen e della comunicazione 5G, i dati sentiti, gli altri veicoli che il veicolo davanti a me percepisce, quindi i camion non equipaggiati, le auto non equipaggiate, pedoni, qui siamo in scenario autostradale ma potenzialmente noi rileviamo nei parcheggi anche i pedoni, vengono percepiti dal veicolo davanti e vengono trasmessi al veicolo dietro. E la tecnologia 5G ci garantisce lo stesso rate, quindi la stessa frequenza di invio dati della frequenza di aggiornamento della percezione sensoriale. Cioè, se il sensore percepisce 20 volte al secondo un ostacolo, il 5G trasmette 20 volte al secondo quell'ostacolo. E quindi il veicolo che sta dietro può percepire l'ostacolo che è molto davanti a sé con la stessa frequenza. Cioè il 5G fa sì che la comunicazione non sia più un collo di bottiglia per la trasmissione dati. Questo è il valore aggiunto netto che verrà dimostrato oggi. Noi durante il pilot quindi misureremo questa performance di percezione dei veicoli e la mostreremo in casi applicativi dove vedremo che grazie a questa percezione estesa i veicoli riescono ad avere un profilo di velocità molto più dolce, riescono a percepire anche gli altri veicoli non equipaggiati, molto importante perché non tutti i veicoli saranno equipaggiati dalla tecnologia di connettività nel prossimo futuro, quindi riescono anche a percepire i camion molto distanti, per esempio, e riusciranno anche a dare strada a veicoli che si immergono. Ecco, questi sono i casi d'uso schematizzati sia di cambio corsia sia di mantenimento corsia nel cosiddetto Cooperative Adaptive Cruise Control, cioè una funzionalità che grazie ai sensori e alla comunicazione riesce a tenermi a una distanza di sicurezza dai veicoli di fronte. Io avrei finito perché poi la maggioranza delle cose verranno spiegate in demo. Grazie Filippo. Perfetto, grazie. Continuiamo con l'intervento dell'ingegnere Carlo Costa, direttore generale tecnico di Autostrade del Brennero. Grazie. Se mi date un puntatore. Allora, buongiorno anche da parte mia. Questa è un'occasione così utile per poter rappresentare quella che è stata per Autobrennero l'investimento rispetto a una vision sul futuro. Ovviamente immaginare di gestire un'autostrada che collega, che è l'asse più importante rispetto al movimento delle merci e delle persone fra l'area mitteleuropea e quella mediterranea, e immaginare di gestirla su un'arteria che è stata realizzata 50 anni fa in condizioni complesse, che ha 30 chilometri di viadotti e 23 gallerie da Bolzano fino a Brennero, necessita di uno sforzo diverso rispetto solo a immaginare di costruire e di realizzare nuove strade, perché quello è un modello più semplice da applicare. Ma intanto io penso che ci sia un fatto culturale, perché qui vediamo il parco veicoli al 2019 in Autobrennero. Noi siamo il paese in Europa col tasso di motorizzazione più alto rispetto al numero di abitanti. E comunque vedete che in 70 anni il numero di automobili in Italia si è moltiplicato di più di 115 volte. Abbiamo quasi 40 milioni di automobili. Ma quello che a me interessa di più è il passaggio di come si è sviluppato il modo di movimento su gomma rispetto agli altri. Noi siamo assolutamente abituati
al concetto della prenotazione e dell'idea di pianificare il nostro viaggio in tutti i modi salvo in quello su gomma. Cioè noi andiamo a prendere il treno, andiamo in stazione, sappiamo attraverso le nostre verifiche sull'app quante disponibilità ci sono, andiamo a prendere l'aereo, la stessa cosa, ma addirittura andiamo al cinema e facciamo una cosa assimilabile. No, con le macchine siamo abituati a salirci tutti nello stesso momento e immaginare che sia possibile, come muovendosi nell'etere, poter avere accesso a qualunque tipo di offerta di mobilità. Quindi non solo logica della domanda, ma logica dell'offerta. Ovviamente ci sono alcuni concetti che devono essere superati, no? Noi tutti siamo così figli di una storia per cui la macchina è uno status symbol, un oggetto da possedere. Il futuro sarà rendere sicuramente le automobili meno dipendenti dall'individualità e più non solo dalla collettività, ma dalla cooperazione. Secondo me questi sono gli elementi che devono farci lavorare rispetto alla gestione della mobilità futura. E questo è stato un lavoro che è partito da lontano, perché Sea Road, Brenner Lake e adesso 5G Carmen sono tutti progetti fatti per sperimentare prima degli altri, perché c'è una resistenza anche nel resto del mondo della mobilità a fare test di questo tipo. Quindi l'idea di passare da un sistema di mobilità individuale dove tutti si muovono in maniera assolutamente autonoma a un traffico regolato e ordinato, lì ho voluto mettere le formichine perché alla fine una dietro l'altra arrivano all'obiettivo meglio che non in maniera diversa. E chiaramente la mobilità cooperativa porta ad utilizzare al meglio il veicolo, perché oggi oggettivamente il problema del veicolo è un problema ormai così superato, perché anche veicoli di fascia inferiore hanno una dotazione impiantistica e sensoristica che consente di dare informazioni e ricevere informazioni. Il problema è che non ci sono piattaforme per poterle scambiare, per poterle gestire e per poterle utilizzare al meglio, e quindi diventerà l'infrastruttura il ruolo centrale rispetto alla mobilità, non il mezzo. Chiaramente la parte che riguarda poi l'ambiente e la sicurezza, il presidente Profumo prima ha detto, ma questi sono progetti che per avere un accoglimento rispetto alla Commissione europea devono tener conto anche della parte ambientale e della parte della sicurezza. Beh, cioè, Brenner Lake è stato un esempio di questo, cioè immaginare di non piegare semplicemente all'ambiente, perché questo è un concetto più difficile da coniugare con le esigenze relative all'economia, alla volontà di spostamento, ma trovare un modo dove tutti vincano, dove l'ambiente viene preservato al meglio, la sicurezza viene incrementata e la mobilità ottiene dei benefici. Quindi questo devono fare i sistemi CITS. Ovviamente per poter immaginare che si producano questi effetti, bisogna che ci siano alcuni elementi che li contraddistinguono. Quindi il servizio deve essere disponibile ovunque, e quindi quello che è stato detto prima nei sistemi transfrontalieri, non sarà immaginabile poter transitare e avere una connettività di un certo tipo se non c'è una continuità di connettività, perché questo è un limite straordinario. Ovviamente non ci vorrà dipendenza dai singoli, ma dovrà essere assolutamente indipendente, e qui è chiaro che bisogna andare sopra gli interessi peculiari del singolo operatore che lavora, e poi dovranno essere assolutamente liberi come accesso. Solo così saremo in grado di ottenere i risultati. Beh, poi c'è la parte sicurezza. Ovviamente questi sono dati così molto rapidi da ricordare. 1,35 milioni di persone perdono la vita ogni anno al mondo per incidenti stradali. È una carneficina, voglio dire. Solo in Italia sono quasi 3.000, quindi vuol dire un piccolo paese che se ne va. E questo, se vedete, la parte che riguarda l'interferenza, quindi il cantiere, la galleria, la condizione particolare, è una parte rilevante. Questo tipo di incidenti sono strettamente legati all'individualità. Cioè il soggetto può essere disattento, può essere impreparato, può essere non in grado di, e questo lo mettiamo nella mano di chiunque. Quando si attueranno sistemi cooperativi non sarà protagonista il singolo soggetto, ma sarà il sistema. Quindi abbiamo in tempo, e penso per primi, prodotto il principio
di lavorare sull'infrastruttura, quindi creare l'infrastruttura che sia in grado di scambiare i dati, perché le macchine sono in grado di farla. E l'abbiamo fatto nell'idea che si potesse migliorare i flussi di traffico, che si aumentassero le capacità stradali, che si riducessero l'incidentalità, che si riducesse l'impatto ambientale. Con Brenner Lake l'abbiamo acclarato. Lì siamo stati in grado di dimostrare che nel momento in cui i mezzi vengono regolati con processi coordinati e cooperativi, i tassi di incidentalità si abbassano in maniera rilevantissima, i livelli sulle emissioni per gli effetti sull'ambiente vengono calmierati in maniera importante, ma soprattutto i tempi di percorrenza diminuiscono in maniera importante. Quindi vogliamo avvalerci delle tecnologie più innovative per aumentare il livello di sicurezza e per aumentare la capacità autostradale limitando il consumo di territorio. Ovviamente in questo ci sta il progetto 5G Carmen, perché l'idea di avere una connessione e una connettività che sia in grado di essere efficace e di trattare il dato al meglio passa ovviamente per immaginare di avere la fibra lungo tutta l'arteria che noi abbiamo da tanto tempo, ma non è sufficiente, perché proprio nel progetto Sea Road, per poter immaginare di avere un soprattutto nella parte di sistema che riguarda i servizi day one, cioè quelli di prima indicazione rispetto ai mezzi, ci vuole continuità, quindi va digitalizzata la strada, e questo è un lavoro che deve essere fatto, ma soprattutto va reso continuo la possibilità di connessione, e questo lo abbiamo fatto con una somma di una comunicazione a corto raggio con delle unità di collegamento e una comunicazione a lungo raggio con la rete cellulare. Quindi questo è stato quello che abbiamo fatto. Ovviamente la tecnologia 5G aiuta a migliorare tutto questo processo, a renderlo più affidabile, avere una latenza ultra bassa, ad aumentare la copertura, e soprattutto supplisce al fatto che i singoli punti di connessione, per essere efficaci, dovrebbero essere vicinissimi e quindi sono costi elevatissimi. Con la tecnologia 5G si è in grado di condividere in tempo reale invece informazioni con continuità. Un'altra cosa che reputo importante è l'idea, e questa è una delle cose che abbiamo messo nella proposta spontanea per il rinnovo della concessione, di una piattaforma che consenta di integrare più servizi di trasporto. Cioè il futuro dovrà consentire a ogni utente di usare il servizio che è più efficace e non ci dovrà essere concorrenza fra un tipo di servizio e un altro. Non sarà più il tempo della concorrenza fra la mobilità individuale sulla macchina e la mobilità collettiva sul treno. Bisogna scegliere macchina, treno, aereo o scambiare merci nella maniera più efficace per ottenere il risultato. E questo è un'idea che abbiamo così portato avanti, e l'idea è che la stazione autostradale diventi un'app intermodale per uno scenario di veicoli autonomi che possano fare tutto ciò. Quindi io mi sento di dire che questo lavoro che è stato fatto nel tempo ha voluto così dare un segnale di innovazione, e ovviamente non si ha la certezza del risultato, ma se non si parte con un'idea di questo tipo certamente non si potrà arrivare ad avere i risultati prima degli altri. Grazie. Grazie mille, Ingegner Costa. Proseguiamo con Mauro Boldi, il responsabile progetti internazionali di TIM, che ci parlerà della mobilità del futuro. Buongiorno a tutti. Intanto, come detto, sono Mauro Boldi, sono responsabile dei progetti europei per il settore innovazione. No, improvviso. Faccio a braccio. Appunto, come detto prima, sono Mauro Boldi, responsabile dei progetti europei per il settore di innovazione di Telecom Italia. Purtroppo
le slide non sono state caricate in tempo, quindi farò a meno. E vi parlerò fondamentalmente del ruolo che abbiamo avuto in questo progetto e delle prospettive che questo progetto ci ha consentito in parte anche di mettere in campo. Intanto vorrei fare un po' di storia, nel senso che personalmente partecipo a questo progetto dal 2018, praticamente dal momento in cui, grazie all'interazione con il professor Profumo, con l'allora capo dell'innovation, l'ingegner Bagnasco, con l'ingegner Ferigo, che attualmente è capo di INWIT, questo progetto era stato fondamentalmente fondato. È stata un'avventura perché non è stato semplice, come tutti sappiamo, far partire il progetto 5G Carmen e poi realizzarlo. Perché non è stato semplice? Perché fondamentalmente 4 o 5 anni fa eravamo in una situazione molto diversa da quella attuale. Il 5G era una prospettiva, oggi stiamo parlando di 6G, all'epoca il 5G non esisteva, non c'era modo di dire mettiamo delle stazioni radio base 5G, semplicemente perché nessuno aveva stazioni radio base 5G. E questo dà anche un'idea di quanto questo progetto 5G Carmen fosse orientato al futuro. E cosa c'era 5 anni fa? C'era fondamentalmente e soltanto la comunicazione che per gli addetti ai lavori si chiamava device to device, cioè un settore molto specifico della standardizzazione che voi sapete avviene in un ente che si chiama 3GPP, un settore specifico che consentiva le chiamate tra cellulari senza collegarsi con la rete, diciamo, di un operatore. Ovviamente a noi quel tipo di comunicazione, a noi come operatore, non piaceva moltissimo, mentre invece la comunicazione veicolo verso veicolo, non eseguita soltanto nel cosiddetto PC5, che è il canale di comunicazione che collega un veicolo all'altro veicolo direttamente senza passare dalla rete, questa comunicazione per noi poteva anche essere interessante. Che cosa ci ha consentito di fare il progetto 5G Carmen? Ci ha consentito di interagire con quelli che noi abbiamo chiamato sin dall'inizio, nella terminologia telecomunicazionistica, i verticals. Chi sono i verticals per un operatore come Telecom Italia? Sono tutti quei players che si sono palesati in questi anni, che sfruttano le potenzialità del 5G e che non potevano fare le stesse cose con il 4G. Perché non lo potevano fare con il 4G? Semplicemente perché il 4G era un sistema di telecomunicazioni radiomobili orientato a quello che noi chiamiamo il mobile broadband, cioè ad incrementare la capacità di comunicazione e poco altro. È stato un grande successo perché diciamo, la larga diffusione degli smartphone deriva dall'implementazione e dall'utilizzo del 4G. Il 5G, per come è stato impostato più o meno una decina di anni fa, aveva davvero l'obiettivo di digitalizzare il mondo. E quindi per un operatore voleva dire interfacciarsi con delle realtà industriali, commerciali, diverse dalla nostra, che potessero però usufruire non solo di una grande capacità, quella in parte già c'era, ma anche di nuove funzionalità che, come sapete, sono quelle ad esempio della bassa latenza, di cui i colleghi vi hanno già parlato nelle precedenti presentazioni. Cosa vuol dire bassa latenza? Vuol dire che c'è la possibilità di far interagire i veicoli tra di loro quasi in tempo reale, cioè con dei ritardi che sono dell'ordine, come vedrete nelle demo di oggi, di pochi millisecondi. Se abbiamo dei ritardi di pochi millisecondi, allora possiamo anche mettere in campo delle applicazioni, come quelle che vedremo oggi, che evitano ad esempio gli incidenti o che consentono di fare delle manovre più fluide, o che arrivano persino, ieri sono stato impressionato avendo visto la demo prima di voi, a dire alla macchina davanti frenaci, che è qualche cosa che, voglio dire, prima non c'era, cioè
Poi voi capirete che cosa vuol dire frenaci quando vedrete la demo davvero. Allora, che cos'è stato 5G Carmen per Telecom Italia? È stato sicuramente un modo per fare ricerca con dei nuovi player e per aprire dei mercati che per noi sono estremamente importanti, perché non siamo più l'operatore che fa semplicemente telefonare le persone con le cabine del telefono, che ahimè non ci sono più, almeno in Italia, ma siamo, come diceva lo slogan della nostra precedente amministrazione, andati beyond connectivity. Il progetto 5G Carmen fondamentalmente non è un progetto di connettività. Non abbiamo messo la stazione radiobase che sta dietro quelle piante, che vedrete dopo, solo per fare in modo che i veicoli che transitano siano connessi alla rete. Questo accadeva già prima. Abbiamo affrontato invece delle implementazioni che sono state per noi anche molto sfidanti, perché collegare due cloud, come si dice oggi, uno che sta in Austria e in Germania e uno che sta in Italia, è qualche cosa che semplicemente non faceva parte delle nostre competenze fino a qualche tempo fa. Devo dire che insieme al progetto 5G Carmen noi siamo ovviamente interessati a tutte, da questo momento in poi, ma anche in attività precedenti, le attività che riguardano in qualche modo il settore dell'automotive. Siamo anche nel progetto C-Roads, abbiamo cercato di dirimere la famosa diatriba tra le soluzioni CITS e le soluzioni 5G in questi anni, ovviamente puntando sul 5G anche per i motivi che ha detto l'ingegner Wiesentainer poco fa. Il 5G abilita davvero l'implementazione dei servizi CV2X. I sistemi precedenti erano dei prodromi. La reale implementazione avverrà con il 5G, e noi lo abbiamo fatto in 5G Carmen, lo abbiamo fatto in C-Roads, lo abbiamo fatto in Smart Roads, lo faremo in futuri progetti se, come speriamo, l'attività sul corridoio del Brennero verrà proseguita anche in fase di deployment, perché quello che vedrete adesso è il risultato di un progetto di ricerca, e come tutti i risultati dei progetti di ricerca deve essere la pietra miliare per partire verso soluzioni implementative, commerciali e di deployment per i prossimi anni. Mi scuso, non avete visto slide, loghi, eccetera, della Telecom, ma spero di aver dato ugualmente il senso della partecipazione di team in questo progetto. Continuiamo con l'ingegner Marco Vassallo, responsabile del team di innovazione di Stellantis Italia e rappresentante legale di CRF, che ci parlerà della mobilità del futuro. Buongiorno a tutti anche da parte mia. Con questo breve intervento vorrei descrivervi come pensiamo che la tecnologia 5G possa cambiare il futuro della mobilità, ed è un futuro che è sempre più vicino, non è più un futuro così lontano, e soprattutto non è così lontano come quando il progetto è partito. Il progetto è partito nel 2017 e all'epoca, lo diceva prima l'ingegner Boldi, non esisteva di fatto la tecnologia 5G. Grazie a questo 5G Carmen siamo riusciti a partire con uno sviluppo che ci permettesse di capire come applicarlo e che potenzialità ci poteva dare. Sentendolo prima parlare del 6G, si potrebbe già pensare a un 6G Carmen che potrebbe servire per il futuro ed essere pronti anche a queste sfide. Come azienda, prima FCA o Fiat, CRF, ma adesso Stellantis, abbiamo sempre dovuto affrontare e voluto anche affrontare le sfide legate a opportunità che vengono dai cambiamenti. I cambiamenti in questo momento sono principalmente legati a tre aree. Una è l'elettrificazione anche fortemente spinta dalla richiesta di cambiare da parte anche della comunità europea, soprattutto quindi in Europa, il modo di spostare i veicoli per azzerare l'impatto ambientale.
l'automazione nella guida, l'automated driving, e il tutto condito dal terzo fattore, cioè la connectivity. Vediamo come queste, le prime due interagiscono con la terza. Le tecnologie di elettrificazione devono funzionare in tutti i paesi, devono permettere di operare anche con esigenze dei consumatori che sono completamente diverse da un paese all'altro. E questo, grazie anche alla connectivity, permette di offrire dei servizi che prima magari non erano necessari. Pensate ai servizi come la possibilità di ricaricare in qualunque punto, la possibilità di cercarsi il percorso migliore per ottimizzare il consumo di energia da parte del veicolo. Quindi la connettività sull'elettrificazione ha sicuramente un impatto. Ancora maggiore ce l'ha sulla guida autonoma, perché nel passaggio dal livello più basso, dall'L1 fino all'L5, è chiaro che senza connectivity, senza la possibilità di interagire con le infrastrutture e con gli altri veicoli, questo sarebbe assolutamente impossibile. Il sistema L3 sarà di fatto il primo spartiacque tra la vecchia mobilità e la mobilità realmente autonoma, totalmente automatizzata. E l'architettura hardware e anche il software a bordo delle vetture dovranno essere capaci sia di permettere delle manovre complesse in totale autonomia, ma anche di guidare completamente il veicolo nelle condizioni in cui ci fosse una condizione d'emergenza alla quale il guidatore, l'essere umano, non può supplire in modo rapido, e quindi deve poter il sistema portare la vettura a bordo strada e restarla lì. Quindi già a livelli più bassi, non necessariamente l'L4 e l'L5, ma già l'L3, sarà necessario che il sistema possa in qualche condizione agire anche autonomamente. E i sistemi, via via che si va sui sistemi più automatici, richiedono un'elevata complessità a bordo della vettura, che vuol dire anche una maggior complessità nel sistema, nelle procedure che si debbano applicare per validare il funzionamento, perché è chiaro che bisogna poter sperimentare e verificare cosa succede in infiniti scenari, infinite condizioni, e quindi questo vuol dire un sistema molto complesso e tra l'altro totalmente da inventare per la validazione del sistema. E un sistema così complesso richiede anche tempi di sviluppo e costi di sviluppo necessariamente amplificati rispetto a quelli di una vettura tradizionale. Quindi questa sarà di nuovo una grossissima sfida per noi costruttori automobilistici. Se vediamo però cosa ci offre il mondo, è chiaro che la pervasività di Internet e la continua disponibilità di nuove tecnologie ci permette di offrire prodotti e servizi completamente diversi da prima. Prima qualcuno ricordava che ormai anche le vetture dei segmenti più bassi hanno dei sistemi a bordo della vettura che erano non immaginabili forse 20 anni fa, forse anche di meno, ma direi che una vettura adesso anche di un segmento A ha delle dotazioni che 15-20 anni fa erano solo dei segmenti superiori. E quindi la digitalizzazione in generale, la diffusione di Internet e della connettività permette di far fare alla mobilità quel salto, quel cambiamento che sperimentiamo anche in tutte le condizioni di vita, perché in qualunque delle attività che noi facciamo, prima qualcuno citava se devo prendere un biglietto del treno, se voglio scegliere un mezzo per spostarmi, è un cambiamento che troviamo nella vita comune, e da adesso in poi sempre di più lo troveremo anche nella mobilità di tutti i giorni. E per quanto riguarda la mobilità in generale, noi sicuramente abbiamo bisogno che questa mobilità sia sempre più sostenibile. Sia sempre più sostenibile anche perché quello che ci aspettiamo dalle autorità pubbliche, dagli enti europei o nazionali che devono disegnare le strategie future, è di avere delle indicazioni che saranno sempre di più per ottimizzare e minimizzare l'impatto della mobilità sul pianeta in generale, e sulla base di queste linee strategiche che noi riceveremo dovremo fare gli sviluppi conseguenti. Dovremo quindi
applicare le tecnologie via via disponibili per far sì che si possa rispondere a quelle che sono le esigenze e i vincoli imposti dalle regolamentazioni. E la rete 5G è chiaro che ci offre prestazioni senza precedenti, non sto a ribadire, anche perché non sono assolutamente così esperto, quello che già i colleghi hanno spiegato, no? In termini di necessità di copertura, di rapidità di trasferimento dei dati, la possibilità di essere sempre connessi e non avere dei momenti in cui si perde qualche servizio, no? Quindi, anche se magari in questo momento le stiamo vedendo un po' come delle capacità magiche, quelle del 5G, effettivamente quello che abbiamo visto in questo progetto è che hanno una sicura possibilità di incidere su quello che sarà la mobilità del futuro. E come qualcuno anche prima ha ribadito, questo avrà degli impatti non solo in termini di ottimizzazione di quello che possono essere dell'efficienza della mobilità, dell'efficienza in termini di consumo di energia, ma sicuramente anche in termini di sicurezza, perché la possibilità che la vettura non veda più, anche già prima il guidatore non veda più solo quello che vede con i suoi occhi e con i sensori a bordo della vettura, ma vede tutto quello che tutte le vetture attorno gli possono ricostruire come scenario di traffico, è sicuramente un fattore che innalzerà di moltissimo la sicurezza degli attuali veicoli. E questo è quello che di fatto abbiamo sperimentato in questi anni con il progetto 5G Carmen. E sicuramente il contributo dei partner, e questo è il vantaggio anche di un progetto europeo come questo, il contributo dei partner, sia come la Fondazione Bruno Kessler, con la quale abbiamo fatto la parte di sviluppo, ma anche sicuramente quello che ci è arrivato dall'autostrada A22, che ci ha permesso di disporre di un banco di prova che nel corridoio da Bologna a Monaco, che qualcuno ricordava sono 600 chilometri, permette di fare una sperimentazione su strada che in altra maniera non avremmo potuto fare, questo è fondamentale. Quindi sicuramente un progetto europeo come questo è forse l'unico modo che possiamo avere per riuscire a fare una sperimentazione su larga scala e ovviamente prima di entrare in produzione e rendere commerciabile il sistema. Ed è quindi chiaro che questa sfida adesso è quella di passare da quello che abbiamo sviluppato in laboratorio o in campo un po' più esteso su autostrada a un qualcosa che si possa mettere sui veicoli normali. Riteniamo che il 5G sia un aspetto fondamentale, senza il quale questo è impossibile, con i sistemi precedenti questo era assolutamente impossibile, ed è anche per questo che siamo all'interno anche di associazioni come la 5G Automotive Association, perché riteniamo necessario che ci sia anche un contributo da parte di associazioni che aiutino a standardizzare i metodi, i protocolli di scambio dati eccetera, senza i quali ognuno correrebbe da solo e sarebbe impossibile realizzare questa interazione che crea gli scenari di traffico che dicevo prima, correndo da soli. Non posso non terminare ringraziando Fondazione Bruno Kessler, con la quale abbiamo collaborato tantissimo, e chi ci ospita qua, cioè l'autostrada 22, che è stato un partner fondamentale in tutto lo sviluppo che abbiamo fatto. Grazie. Grazie mille. E concludiamo la serie di interventi. È un piacere per me presentare il professor Vito Mauro, il rappresentante del Ministro per le infrastrutture e la mobilità sostenibile. Professore. Buongiorno. Buongiorno a tutti, spero che mi sentiate, anche se non posso essere con voi e mi scuso di questo. Perfettamente, perfettamente. Prima di tutto devo iniziare portando i saluti del ministro Enrico Giovannini, che avrebbe voluto poter partecipare ma per altri impegni non ha potuto e mi ha chiesto di indegnamente sostituirlo, e i complimenti del ministro, i miei personali, per tutto il lavoro che state fatto, perché noi crediamo che queste iniziative di ricerca e di sviluppo, che sono propedeutiche alla realizzazione su scala
locale e poi nazionale di cose estremamente interessanti per la mobilità siano molto utili. Il nostro ruolo del nostro ministero, ovviamente, noi non siamo un ministero della ricerca, noi dobbiamo essere capaci a utilizzare le ricadute della ricerca nel modo più tempestivo possibile, il che vuol dire, e poi ci torneremo su questo punto, in questo sia pur breve saluto, creare le condizioni abilitanti affinché l'innovazione possa mostrare i suoi effetti. E da questo punto di vista siamo da tempo molto interessati agli effetti che può avere sulla mobilità in generale la connettività, cioè proprio quello di cui vi siete occupati e vi state importando, e poi un pochettino più avanti anche quelli del veicolo automatico, cioè ci interessa quello che in sede europea si chiama SICAM, Connected Cooperative and Automated Mobility, mobilità. Perché ci interessa? Vabbè, il nostro scopo è quello di migliorare sicurezza, efficienza del traffico, della mobilità in generale, e anche la resilienza delle infrastrutture. E noi riteniamo che tutte queste tecnologie possano avere un contributo molto forte su questo. Mi tocca per forza ricordare alcune cose che già sono state dette. Noi abbiamo ancora circa 3.000 morti all'anno in Italia nel traffico e non riusciamo a diminuire questo numero. Abbiamo l'impegno di dimezzare per ogni decennio il numero di morti e gli incidenti mortali. Nel decennio 2000-2010 ci siamo riusciti, nel decennio 2010-2020 siamo stati ben lontani dal raggiungere questo obiettivo e credo che anche nel decennio 2020-2030 non sarà così facile. Per l'efficienza ne avete parlato, il nostro ministero è il Ministero della Infrastruttura e della Mobilità Sostenibile, quindi capite che ci interessa tutto. Allora, non solo abbiamo un interesse a parole, ma abbiamo dimostrato anche di voler fare le cose. Citavate il 2017 come inizio di 5G Carmen. Negli anni 2016 e 2017 abbiamo, insieme a tutti gli stakeholder nazionali, definito quel decreto che si chiama il decreto Smart Road, che era appunto il decreto che poteva cominciare a creare le basi per questi sviluppi di digitalizzazione delle infrastrutture e digitalizzazione della mobilità. Il decreto 70 del 2018 che stabilisce le specifiche funzionali per le strade, in particolare per le autostrade, e crea una struttura presso il Ministero che si chiama l'Osservatorio per queste transizioni, che è attiva e di cui mi onoro di far parte. Bene, qualche cosa è successo. Non tutto quello che avremmo voluto, ma ci sono esperienze, voi avete parlato molto, ha citato tutte le esperienze sull'A22 che già ha realizzato servizi CITS, poi c'è questo bel progetto 5G Carmen che ha mostrato le capacità e l'attitudine del 5G applicato correttamente per creare la connettività reale. In quel decreto forse eravamo stati un po' troppo ottimisti, perché avevamo stabilito che entro il 2025 i servizi CITS avrebbero dovuto essere attivi su tutta la rete primaria nazionale, invece non ce la faremo, perché c'è stato ovviamente qualche ritardo, ma non nostro, c'è stato un ritardo in generale. Qualcuno ha già citato, un po' sorridendo e sorrido anch'io, la diatriba fra le diverse tecnologie G5 e 5G, che ha contribuito anche a questo ritardo. Però abbiamo in Italia una serie di esempi, prototipi estremamente interessanti, oltre a quello della Brennero. C'è l'ANAS che si è data molto da fare con il suo progetto Smart Road, e non lontano da lì tutta la statale di Alemania, cioè Cortina, è stata equipaggiata con questi servizi. La Roma Fiumicino, parte del raccordo anulare, l'autostrada mediterranea e così via. Ma quasi tutti i concessionari italiani hanno dei programmi molto ambiziosi sul tema. Allora noi, come Ministero, che cosa possiamo fare? Torno a quel concetto di prima, che cosa possiamo e vogliamo? Vogliamo interagire con tutti in modo da creare il campo di gioco, creare le condizioni cosiddette abilitanti, che vuol dire certamente
capire se servono normative, regole, capire anche come possono essere orientati i finanziamenti. E ripeto e ricordo che nel PNRR abbiamo finanziamenti per queste cose ingenti, ci sono anche obbligo per alcuni di questi progetti PNRR di costruire dei prototipi nazionali. Crediamo che sia maturo il momento per riprendere il discorso sulla creazione di piattaforme nazionali di servizio per la connettività, quindi di servizio in particolare per i CITS. Ricordo perché siamo così interessati ai servizi di connettività, al traffico, al movimento, perché tutti gli studi dicono che il rapporto benefici-costi è 3-1 e fra i costi sono rilevanti soprattutto i costi diffusi, non c'è un costo enorme per le infrastrutture, quindi sono cose che si possono e sono molto utili da fare. Però bisogna lavorare insieme per farlo, bisogna cercare di non uscire, ma superare la logica dei prototipi o dei progetti locali per arrivare innanzitutto a condividere uno scenario condiviso, sì che veda anche l'evoluzione tecnologica come parte, ma che capisca anche i modelli di business, i modelli di interazione, che veda tutte le cose nell'ottico di Vito Mauro che gira in automobile e vuole poter avere i suoi servizi e quindi capire che cosa si deve fare per questo. E poi fare in modo che questo scenario sia condiviso e compreso da tutti, in modo che ciascuno poi possa fare le sue scelte di business, le sue scelte di orientamento e, perché no, anche noi dal punto di vista dell'autorità centrale fare quel minimo che serve per facilitare i lavori. Per esempio, estendere questa piattaforma che Nuce avete cominciato a creare con i Mac e i broker di informazione, vedere se questa è applicabile a livello nazionale, vedere se serve un contributo dove il mercato non può arrivare per poter fare queste cose o tutti insieme o da parte nostra. Ricordando che, come avete mostrato voi e come mostrano tutti gli altri progetti che avete citato, tipo tutti i CEF, i SIROD e così via, le competenze, le conoscenze ci sono, siamo maturi da questo punto di vista, ma ci sono anche le opportunità perché abbiamo a disposizione dei progetti pilota. Faccio notare, solo è stato citato prima il MAS e poi concludo, per far notare che in un campo che è il MAS, che è quello simile, anche lì bisogna curare molto l'interoperabilità fra i vari attori, fra le varie piattaforme private rivolte agli utenti finali, e lì ci stiamo riuscendo a creare il minimo necessario perché il concetto del MAS possa davvero prendere piede a livello nazionale in Italia. Non solo abbiamo attraverso progetti pilota, ma il nostro Ministero, insieme al Ministero della Transizione Digitale, agisce anche come facilitatore e abilitatore creando una piattaforma solo per garantire l'interoperabilità, non una piattaforma MAS, non una piattaforma, ma una piattaforma B2B di servizio agli operatori del trasporto e agli operatori MAS per garantire al massimo l'interoperabilità. Quindi concludo, noi siamo pronti a partecipare a questo sforzo. Vorremmo farlo in accordo con tutte le associazioni di categoria, con tutti gli enti, in modo che ci siano sia i car maker che i telecomunicazionisti, che i concessionari, che i gestori stradali via, che sia capace questo sforzo di costruire il scenario, di vedere non solo lo scenario autostradale ma anche lo scenario urbano. Tutti sappiamo che lo scenario urbano è quello che in Italia è più preoccupante dal punto di vista della mobilità sostenibile. E speriamo di riuscire a costruire almeno un quadro per poter lavorare insieme nel tempo più rapido possibile. Ripeto, grazie agli sforzi che avete fatto voi, e 5G Carmine è un bellissimo esempio, le conoscenze, i prerequisiti, le capacità e anche gli strumenti operativi oggi ci sono. Siamo pronti. Grazie. Grazie mille e la ringrazio della partecipazione.
Bene, con questo concludiamo gli interventi in scaletta. Adesso passiamo alla tavola rotonda, che sarà moderata da Marco Pistore, il direttore del Centro Digital Society della Fondazione Bruno Kessler. E abbiamo collegato Andrea Mondo di Inuit e qui il professor Klaus Pall dell'Università di Bolzano. Salve. Alessio. E Alessio Beltrame di Fondazione Ugo Bordoni. Vieni qua Alessio. Doveva essere con noi anche Giuseppe Neri di Svarco, il direttore di Svarco, ma purtroppo non è potuto essere con noi oggi per problemi personali. Grazie mille Matteo. Benissimo, vedo che anche il dottor Mondo è collegato. Il mio compito è non farvi arrivare in ritardo al pranzo o alla demo su strada, e mi chiedono anzi di cercare di terminare qualche minuto in anticipo, e quindi oltre ad accorciare il più possibile la mia introduzione chiedo anche ai colleghi qui presenti insomma di cercare di trasmettere le informazioni più importanti, visto che oggi ne abbiamo già avute molte. Io sono, diciamo, come direttore del centro di Fondazione Bruno Kessler, che ha avuto il ruolo principale nel progetto 5G Carmen, sono veramente contento di vedere i risultati di questo progetto. Il centro si chiama Digital Society perché il nostro compito è di fare in modo che le tecnologie digitali entrino per davvero nella società. Chiaramente non vediamo l'ultimo miglio di questo processo, però abbiamo visto in 5G Carmen tanti elementi che ci fanno ben sperare che quanto abbiamo visto oggi abbia un impatto. Però prima di pensare al futuro mi piacerebbe iniziare questo giro di tavolo, e introdurrò strada facendo i relatori, dando un'occhiata al passato, quello che penso sia giusto fare quando si conclude un progetto. Ed in particolare vorrei avviare un ragionamento su questa decisione che abbiamo preso in 5G Carmen di fare ricerca, è stato detto, è un progetto di ricerca, ma di farlo utilizzando le infrastrutture vere. Di farlo in un'autostrada, di farlo con condizioni meteo non necessariamente ideali e anche di farlo su una rete di comunicazione reale, commerciale, non di fare un esperimento di laboratorio, insomma, ma di fare veramente un esperimento in cui le tecnologie reali, la ricerca entra sulle tecnologie reali, sulle infrastrutture reali. E vorrei iniziare questa riflessione col dottor Alessio Beltrame, che è direttore dell'Organizzazione Pianificazione e Sviluppo di Fondazione Ugo Bordoni, una fondazione di ricerca che ha proprio il compito di supportare le pubbliche amministrazioni nel processo di trasformazione digitale, portando tutto quello che c'è da conoscere e da sapere sulle tecnologie digitali, il 5G in questo caso, diciamo, di metterlo a disposizione delle pubbliche amministrazioni. Quindi volevo chiedere ad Alessio una riflessione su quali vede dentro 5G Carmen come i risultati più importanti, principali, e anche qualche commento su questa idea di coniugare ricerca ed infrastrutture vere. Sì, si sente. Buongiorno a tutti. Allora, io intanto vi ringrazio per il gradito invito. La Fondazione non era nel progetto, ma dal proprio osservatorio l'abbiamo sempre seguito con grandissima attenzione. Noi per il Ministero dello Sviluppo Economico abbiamo seguito un po' tutte le sperimentazioni 5G, in particolare quelle ovviamente che sono state promosse direttamente dal Ministero, ma in realtà poi anche le altre sperimentazioni. Perché questo? Perché nel 5G la sperimentazione, quindi la ricerca, è un aspetto fondamentale, propedeutico, e credo che oggi lo abbiate dimostrato facendoci vedere quelli che sono stati i risultati raggiunti, i problemi che sono stati incontrati e il modo in cui sono stati affrontati, e in qualche modo passando il testimone alle nuove sfide che ci saranno, perché qui non abbiamo, ovviamente questo progetto non ha analizzato tutti gli aspetti, ci sono gli aspetti, è stato detto, che ancora devono essere in qualche modo analizzati per arrivare poi ad avere un progetto esecutivo. Abbiamo visto che la Commissione ha dato un pochino i tempi sono domani, non sono un qualcosa che ci dà un grande, quindi vuol dire che dobbiamo correre. Allora io credo che l'elemento principale, positivo di questo progetto, al di là degli aspetti tecnici, tecnologici,
credo che sia il fatto che è un progetto che ha messo insieme la filiera completa dei soggetti che potessero realizzare, che utilizzano, che coinvolti nel tema della mobilità. Perché è chiaro che se manca qualcuno di questi soggetti, poi non potrà mai diventare un qualcosa di operativo. E il 5G, a differenza delle generazioni precedenti, è evidente che ha questa peculiarità. Lo diceva l'amico di Tim, il 4G era in qualche modo una connettività che aveva la necessità di dare grande capacità di dati e diffonderla, diciamo, a chiunque sul territorio. 5G invece è un qualcosa di molto più selettivo. Il 5G va a abilitare quelli che chiamiamo i verticali. E quando parliamo di verticali parliamo di questo verticale, quello della mobilità, ma più in generale di quelli connessi, la connettività sui porti, sugli aeroporti, le stazioni e poi tutti gli altri settori, dall'agricoltura, la cultura e il turismo, la smart cities, la fabbrica. Quindi la manifattura, cioè, quindi ci sono tutta una serie di verticali dove sono fondamentali il coinvolgimento degli altri soggetti, anche perché in modo pratico e per raggiungere gli obiettivi, il 5G l'abbiamo capito oggi, è un qualcosa, l'infrastruttura 5G è un qualcosa di molto complesso, è un qualcosa che necessiterà di investimenti importanti, tra l'altro investimenti diversi rispetto anche al tipo di servizio che voglio realizzare, perché è evidente che se si realizza un servizio sulla mobilità di una guida assistita a livello 4 e 5, cioè di una guida completamente autonoma, ci vogliono infrastrutture molto capillari, quindi ci vogliono nuove antenne, l'edge computing dovrà essere sempre più vicino a dove diciamo, si generano i dati, perché quando devi prendere delle decisioni, analizzare grandi quantità di dati e prendere delle decisioni immediate che rispondono alla sicurezza, l'edge computing deve essere molto vicino. Quindi servono tutto questo moltiplicato per tutti i settori che dicevo prima. Allora, per fare questo servono grandissimi investimenti. La domanda è, ma gli operatori di telecomunicazione, che generalmente sono stati soggetti chiamati ad investire sulla connettività, sono sufficienti? Ce la faranno dopo che si sono sobbarcate? Ovviamente anche un investimento importante sulle frequenze, a realizzare anche tutte le infrastrutture. Io penso che per accelerare serve coinvolgere anche l'interesse di tutti gli altri soggetti che sono in questa filiera, per cui i concessionari delle infrastrutture, in questo caso, e tutti gli altri soggetti che hanno l'interesse ad accelerare e a creare le condizioni perché l'operatività di questi servizi avvenga in tempi rapidi, raggiungendo quegli obiettivi sfidanti che ci dice la Commissione europea, ma tutti quegli obiettivi venivano lamentati anche poc'anzi dal professor Profumo, il fatto che dobbiamo tenere insieme non solamente il tema appunto della connettività, dobbiamo tenere insieme appunto il tema della transizione che abbiamo davanti, è una transizione che ci deve consentire di andare verso uno sviluppo sostenibile. Ecco, per fare questo c'è bisogno di unità, cioè di tutti i soggetti della filiera, ma anche la responsabilità dei soggetti pubblici che in qualche modo lavorino nella stessa direzione. Ecco, io credo che sia questa la lezione principale che cogliamo dal progetto 5G Carmen, questa che abbiamo respirato stamattina, insomma, questo, diciamo, aver coinvolto ognuno con le proprie competenze tutti i soggetti della filiera. Grazie mille Alessio, mi fa molto piacere questo tuo richiamo alla necessità di coinvolgere tutti gli attori della filiera che appunto abbiamo visto qua, ma vediamo anche nello specifico in questa tavola rotonda, ed infatti abbiamo qui, diciamo, due rappresentanti che forse possiamo posizionare agli estremi di questa filiera, un rappresentante del mondo accademico e un rappresentante di Invit, che è l'azienda che in Italia gestisce le antenne e quindi, diciamo, ospita gli operatori telefonici che abbiamo visto hanno un ruolo fondamentale in 5G Carmen. Partirei da Invit, in particolare ringrazio il dottor Andrea Mondo, che è in Invit responsabile della tecnologia e dell'operation, quindi due aspetti che ovviamente sono molto importanti per far funzionare 5G Carmen e le future evoluzioni, e gli chiederei di commentare su quello che ha detto il dottor Beltrame e in generale su questa idea che abbiamo avuto appunto di fare ricerca su infrastrutture reali, commerciali, di produzione. Grazie. Ora intanto buongiorno a tutti, mi fa molto piacere, diciamo, questo invito, ovviamente mi scuso per non essere lì con voi, trovo molto centrato l'intervento del dottor Beltrame, nel senso che
È evidente che noi siamo in una situazione dove quando parliamo di ultra broadband, quindi deployment fibra ottica e 5G, parliamo di abilitatori, una trasformazione digitale. E quindi, diciamo, quindi come sarebbe una sorta di condizione necessaria per una trasformazione digitale. Quindi il tema poi è come far evolvere diciamo, gli abilitatori della trasformazione digitale a casi reali. E quello che abbiamo visto oggi è oggettivamente un caso di estrema importanza che farà, credo e spero, legislazione sugli sviluppi industriali futuri. Questo però ci dice anche che quello che un paio di anni fa era un po' un tema di readiness tecnologica, sostanzialmente in questo momento non dico superato, ma è una parte del tema che stiamo risolvendo. Il tema poi è invece come a livello di vari verticals si riuscirà poi a rendere l'investimento sostenibile per questa reale trasformazione digitale che ha diversi attori. Noi Inuit come TowerCo ovviamente ci sentiamo un abilitatore di questa trasformazione sia per la presenza, la capillarità sul territorio e la prossimità a dove poi le cose avverranno, sia da un punto di vista di presenza sociale che manufatturiera. Ma chiaramente bisogna sviluppare use cases e investimenti ad hoc a seconda dell'area di intervento. Perché dico questo? Perché oggi una torre che è vista come un, lasciatemi dire, un abilitatore di fonie e dati, domani diventa un abilitatore di una trasformazione digitale con possibilità, grazie a questa capillarità, a questa presenza sul territorio, di aver montati sensoristica. Concordo anche col dottor Beltrame di poter poi essere un elemento di ricezione dati e quindi anche in tema di edge computing, dove metterlo sarà poi una scelta architetturale evolutiva basata sul singolo use cases, ma diventerà comunque un abilitatore, diciamo, questa trasformazione digitale che non è solo una trasformazione industriale, cioè noi parliamo sempre di Industry 4.0, quindi di logistica automatizzata piuttosto che gestione dell'agricoltura a remoto, supply logistic, controllo del territorio. Ci sono casi in cui oggi ci sono droni che vengono alimentati direttamente sulle torri e ci danno la possibilità di avere controllo del territorio, piuttosto che gestione ambientale. Capite che è importante su ogni singolo case sviluppare poi un investimento importante. Chiaramente il PNRR ci darà e ci sta dando anche una mano, perché ripeto, il 5G è un abilitante, ma al 5G alla torre è necessario portare anche la fibra ottica. Quindi, però ripeto, il passo successivo è come sviluppare use cases per abilitare la trasformazione digitale. E ribadisco, non sarà solo una trasformazione industriale, ma sarà una trasformazione socio-culturale, perché come abbiamo visto anche oggi con questo bellissimo esempio, oltre a garantire diciamo, delle evoluzioni degli impatti ambientali importanti anche in termini di sostenibilità, in qualche modo modificherà le nostre abitudini, sia sociali che culturali. Quindi direi che trovo molto centrata l'intervento del dottor Beltrami. Su questo sono completamente allineato. Perfetto, ops. Grazie mille. Passiamo adesso all'altro estremo in qualche modo di questa filiera virtuale che rappresentiamo in questa tavola rotonda ed in particolare il professor Klaus Pahl, che ringrazio per essere intervenuto. Klaus è il preside del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Informatiche e diciamo insieme a Fondazione Bruno Kessler. All'Università, al Politecnico di Torino, fa parte dei partner di ricerca italiani che hanno partecipato a questo progetto. Quindi volevo anche dal punto di vista della ricerca un ragionamento su come è andato il progetto 5G Carmen dal suo punto di vista. Ok, buongiorno a tutti. Mi scuso, devo cambiare all'inglese. So sorry, my English. Il mio italiano non è abbastanza fluente, vivo da
qualche tempo a Bolzano, però quando si parla di tecnica preferisco utilizzare l'inglese. Quindi la prospettiva dell'università, delle università, anzi, beh, sicuramente è una cosa, è un beneficio per noi imparare di più, capire il 5G CAM, Carmen, sicuramente per le università, per tutti i partner. Innanzitutto si tratta di un contesto multidisciplinario, quindi avevamo i costruttori di auto, le aziende di telecomunicazioni, altri provider, fino alle soluzioni, ai fornitori di soluzioni software. Abbiamo imparato molto gli uni degli altri, ma in particolare direi che c'era appunto l'esigenza di lavorare insieme, questa convergenza di fatto fra settore delle telecomunicazioni, si parlava di softwareizzazione e altro, che appunto dovevano condividere questo gergo e queste conoscenze con tecnici di altre aree come me, per esempio. Si è parlato di distribuzione, di networking, quindi noi vediamo questa conversione sicuramente abbiamo tutte queste parole che iniziano con la C, collaborazione, controllo, comunicazione, eccetera, e tutto questo viene incluso in uno spazio unico, che uno spazio unico, un contesto unico che chiamiamo 5G Carmen, e questa è la cosa bella che ci porterà verso il futuro. Poi e poi un'altra dimensione che vorrei citare, che abbiamo visto come partner di ricerca in università, abbiamo potuto mostrare dimostrare la nostra responsabilità nei confronti della società nel senso generale, il TRL, il livello di readiness della tecnologia, TRL, quindi noi vediamo sempre solo un aspetto di questo, però qui si può vedere quanto possa fare la differenza realizzare tutto questo, concretizzarlo appunto, e lo vedremo oggi in una fase di demo con tutti quello che hanno prodotto insieme tutti questi partner. E il messaggio da portar via, e questo l'ha detto il dottor Fantini all'inizio, c'è una differenza fra quello che si fa sul campo, nella realtà, rispetto a quello che si può fare, comprendere, imparare, eccetera, in un contesto di laboratorio, un contesto ambiente di test. Quindi per mappare questo nel futuro, ecco, il messaggio è questo, che deve rimanere questo. C'è questa esigenza, beh, noi già abbiamo fatto affidamento sulle simulazioni anche a causa del Covid, perché non ci siamo potuti spostare come avremmo voluto fare, quindi abbiamo dovuto fare simulazioni in un altro modo. Ecco, però tutta questa digitalizzazione del mondo, ecco, bisogna andare più vicino alla digitalizzazione, quindi abbiamo dovuto avvicinarsi di più anche al mondo reale per superare problemi come la latenza, eccetera. E è chiaro che c'è una serie di problemi che vanno monitorati, devono essere analizzati proprio per gestire questi sistemi complessi. Quindi il concetto anche del gemello digitale che dobbiamo gestire indipendentemente dalle condizioni del mondo reale. Quindi abbiamo fatto molto, abbiamo dovuto imparare molto come informatico, naturalmente c'è questa idea dell'intelligenza che dobbiamo sempre trasferire, no? E avrete visto un'immagine, appunto, cioè sono questi blocchi di cose che vanno di elementi che nell'ambito cloud, edge, eccetera, abbiamo parlato del sistema orchestration, di orchestrazione. Sicuramente se si andasse più nel dettaglio si vedrebbero molti più collegamenti di orchestrazione fra vari partner, quindi c'è questo mix di tecnologie che ci porta più vicini, la virtualizzazione dal livello più centralizzato al livello più decentralizzato, dal cloud edge mobile ad altri livelli.
spero, ecco, questo è un altro dei messaggi in quanto accademico, l'idea di utilizzare un approccio di intelligenza pervasiva, utilizzarlo in modo intelligente per vedere i problemi e eventuali reazioni a queste. Ecco, dobbiamo guardare avanti, dobbiamo guardare non solo fisicamente oltre il camion o il veicolo che precede, ma nel tempo dovremmo cercare di capire quello che potrebbe diventare un problema, perché prima che il problema diventi tale di fatto. Grazie. Nel descrivere dal loro punto di vista i risultati del progetto 5G Carmen, hanno già parlato del futuro, però vorrei comunque in questo secondo giro di domande focalizzarmi ancora un attimo sul futuro, in particolare perché, come abbiamo visto, il futuro è stretto, dobbiamo fare molto in poco tempo, le aspettative sono molto elevate e a me dispiacerebbe se questa intesa che abbiamo raggiunto fra ricerca, infrastrutture, fra tutti i partner che abbiamo creato in questo consorzio si andasse perdendo nei prossimi passi. Quindi non so, partirei da te Klaus, non so se hai qualche idea su come fare a portare il progetto 5G Carmen avanti, continuando a valorizzare il ruolo della ricerca dell'Accademia che qui rappresenti. Yeah, I think this has already become clear. Sì, la parola digitalizzazione la si è sentita durante questa mattinata più volte, no? Digitalizzazione infrastrutture, ecco, quello, cioè praticamente nelle telecomunicazioni quello che era hardware diventa software, gestito dai software. Quindi adesso tutto si basa sulla gestione dei dati, ecco, tutto. Dati, volumi di dati che ci servono per comunicare la posizione, la velocità delle varie auto, dei veicoli e dati anche sulla per la gestione dell'infrastruttura. Quindi i dati diventano fondamentali, bisogna imparare meglio come gestire i dati in questo spazio. L'ho già detto, parlato dell'idea dell'intelligenza pervasiva. I dati sono sull'edge, no? A livello di rete e non sono più centralizzati in data center. Quindi l'intelligenza deve essere portata nei dati. Questa è la sfida, perché quello che abbiamo visto è uno dei risultati del progetto 5G Carmen. Ci sono dei processi in cui la latenza è fondamentale, è un problema, ecco, quindi bisogna migliorare. E poi un altro problema è la sicurezza, la privacy. Ci sono dati che devono essere elaborati, raccolti, analizzati e inseriti e trasformati in qualcosa di vantaggioso, affidabile. E per questo appunto dobbiamo sviluppare ulteriori tecnologie intelligenti per portare sempre di più tutto questo verso il bordo, l'edge, no? Anche il machine learning, per esempio, anche di questo si parla in molte aree. Ecco, quello che dobbiamo fare è utilizzarlo anche nell'edge computing, proprio per avere l'apprendimento federato, il federated learning, così che tutto possa avvenire in un contesto di coscienza altamente sicura. Infatti. E fra l'altro condivido anche proprio questa direzione come una direzione molto importante su cui lavorare dal punto di vista del contributo della ricerca nei prossimi anni. Ma adesso sono molto curioso di sentire invece cosa suggerisce un tower operator come una modalità per portare avanti 5G Carmen e questa valenza innovativa che il progetto penso abbia oggi dimostrato. Beh, allora, intanto credo che bisogna garantire la capillarità dell'ultra broadband in maniera puntuale e ovviamente un servizio che abbia la priorità rispetto agli utenti di base, no? Quindi dovremo studiare una modalità tecnica con cui garantire ovviamente accesso prioritario alle risorse radio e piuttosto anche una ridondanza, perché questo è un classico servizio che non può e non deve avere punti di fault tolerant, no? Quindi
Evidentemente ci sarà anche qualcosa da fare, perché ho visto anche della soluzione tecnica dei colleghi. Abbiamo un po' modificato, lasciatemi dire, lo standard per evitare temi di latenza o di ritorni sull'OpenLMN, quindi ci sarà ancora un po' da fare da un punto di vista proprio di standardizzazione e copertura. Il tema della sicurezza è altresì molto importante, ma come dicevo prima, questa grandissima mole di dati che può essere scambiata ha nella torre una prossimità importante in termini di edge computing e cloud, anche per un tema di evitare di far girare eccessivi dati e far prendere troppe conclusioni, diciamo, da remoto. La torre si presta per evoluzioni future ad avere, non dico ad essere un mini data center, ma sicuramente avere una sua capacità elaborativa che può essere poi, insieme alle altre torri limitrofe, scambiate e sia poste elaborate come dati, sia in termini di edge computing di una nuvola cloudificata più grande. Quindi è sicuramente un tema importante. Mi permetto l'ultimo passo, che è quello anche però di facilitare in termini di timing il deployment di queste coperture, sia in termini di fibra sia in termini di 5G, perché è evidente che oggi la nostra ambizione in termini temporali deve comunque avere un tessuto normativo che ci permetta di supportare poi l'evoluzione del business alla velocità adeguata. E su questo direi che c'è anche un lavoro da fare insieme alle istituzioni molto importante. Perfetto, grazie mille. Concludo questo giro, diciamo, avvalendomi di questo ruolo terzo che ha Fondazione Ugo Bordoni, che ha Alessio, sia nei confronti del progetto, come Alessio stesso ha detto, diciamo, voi non siete partner del progetto, anche se abbiamo sempre discusso molto, abbiamo sempre cercato di collaborare, ma il vostro ruolo è di terzialità anche nei confronti degli enti a cui date in qualche modo indicazioni, suggerimenti su come adottare le tecnologie, quindi ti sarei molto grato se potessi dare a tutti i partner del progetto qualche indicazione concreta su come possiamo portare tutto questo a terra nei prossimi anni. Ma io la vedo in questa maniera, che riprendo in qualche modo il ragionamento di prima sul fatto appunto che tutti i soggetti devono essere coinvolti, che fanno parte di una filiera, ma devono essere non solo coinvolti, ma devono essere ognuno di questi anche consapevoli che non possono giocare una partita in solitario, nel quale c'è, guarda, questo vale diciamo in tutti i settori, ma guardando questo non ci può essere il costruttore di automobile che cerca una sua strada, il gestore una sua strada, l'operatore un'altra sua strada, cercando ognuno poi legittimamente, sono operatori economici, perché ognuno cerca una strada che abbia un ritorno, che abbia del business. Secondo me su questo tema il business c'è se riesci, diciamo, a lavorare in modo comune. Quindi questa è la prima consapevolezza che ci vuole. Secondo me ci vuole una consapevolezza anche dalla parte pubblica. Io in Fondazione ci sentiamo più vicini alla parte pubblica perché siamo un'emanazione diretta della pubblica amministrazione. Ma anche qui noi abbiamo, in questo momento noi abbiamo tutto fuorché problemi di risorse, direi, perché il PNR, diciamo, non solo il PNR, la pluralità di risorse che abbiamo, la nuova programmazione comunitaria, abbiamo una quantità di risorse enormi. Cosa dobbiamo cercare di fare? Dobbiamo cercare di fare di canalizzarle bene, cioè dobbiamo avere chiari i progetti che vogliamo realizzare, perché se posso fare una critica sul PNRR, è una visione comunque abbastanza settoriale, in cui ogni ministero ha comunque i suoi finanziamenti. Ora, come io mi sono sempre occupato di digitale, il digitale è un qualcosa che non riesco a regimentare in un settore. Cioè lo possiamo mettere in un ministero o un altro ministero cambiando nome, ma però non riesce a bloccarlo, perché in realtà è un qualcosa di abilitante per tutti i settori. E allora credo che ci sono una grandissima quantità di risorse, dobbiamo cercare di avere dei progetti, diciamo, condivisi con i quali investire, che questo è l'unico modo per andare veloce, perché quello che può succedere fra gli operatori privati può succedere anche negli operatori pubblici, e parlo dei livelli centrali, ma parlo anche dei livelli locali, che secondo me hanno un ruolo straordinario sul tema del 5G, perché il 5G, a differenza del 4G, lo dicevo prima, che è un qualcosa, insomma, che risponde principalmente a un mercato consumer, il 5G risponde invece a esigenze che sono anche territoriali. Cioè lo sviluppo delle reti locali, inteso come, come dire, la capacità che di territori, di singole aziende, di singoli settori che, come dire, vogliono investire localmente, e in qualche modo noi dobbiamo cercare di abilitarli, di stimolarli, perché
la logica dell'investimento, della domanda e dell'offerta non è la stessa del mercato del consumo, e qui è molto diverso, e quindi bisogna investire, come giustamente viene detto prima, sul tema delle infrastrutture, elemento non facile quando deve finanziare il pubblico. Il pubblico oggi ha finanziato quelle che erano le relegature in fibra delle stazioni, benissimo, è riuscito a finanziare, e tra l'altro questa era già una novità, perché il finanziamento sul mercato mobile, cioè sul mobile, non è come quello fisso, non era mai stato fatto, è stato finanziato le aree bianche, ok, le aree bianche in base, diciamo, come dire, a un servizio anche qui di copertura generale, pensando al throughput. Ma se noi poi andiamo a analizzare dove sono le aree bianche, le mancanze rispetto al territorio agricolo, alla copertura dei territori agricoli, piuttosto che le strade, piuttosto che altre tipologie di servizi, troveremo altri livelli di aree bianche. Quindi ci vuole questa capacità centrale e locale di interlocuzione, poi anche la Commissione europea, per capire che c'è bisogno di finanziare anche le infrastrutture, però dobbiamo, secondo me, finanziare molto il tema dei servizi, cioè l'esperimentazione come 5G Carmen devono diventare un qualcosa di operativo, cioè dobbiamo cercare di finanziare quella che è la parte di messa a terra dei servizi, che automaticamente si portano dietro anche le infrastrutture, perché abbiamo visto che questi servizi di livello avanzato, senza delle infrastrutture adeguate, ovviamente non si possono realizzare. Ecco, io credo che quindi serva questo tipo di ricetta, una ricetta nel quale veramente si faccia sistema, in cui ci sono dei progetti condivisi e poi la capacità dei singoli, degli operatori economici e anche degli enti locali, che con la programmazione economica, con la pianificazione urbanistica, secondo me possono fare poi la differenza anche localmente, anche con una competizione fra territori, che è un qualcosa credo che sia anche sano e ci debba essere, insomma, perché gli esempi positivi poi in qualche modo trascinano anche gli altri territori. Perfetto, grazie mille. Come richiesto dalla regia, ho cercato di concludere qualche minuto prima e ringrazio tutti gli speaker per avermi aiutato, non sempre è così. Passo la parola a Matteo per le conclusioni. Sono sicuro che Matteo ringrazierà tutti gli altri, ma io ci tengo a ringraziare Matteo per l'enorme lavoro di coordinamento di un progetto che abbiamo visto ha avuto tanto successo, ma è stato anche molto complesso creare questa rete di collaborazione in un contesto, quello del Covid, in cui non è stato affatto facile collaborare. Devo dire, è stata una sfida che Matteo ha portato a casa molto bene. Matteo è ancora sul pezzo, ha lavorato molto per organizzare questo evento e immagino sia ancora impegnato adesso per la demo, ma vi chiedo di unirvi all'applauso per il grande lavoro fatto. E ovviamente mi associo a tutti gli altri ringraziamenti che faccio fare a Matteo, grazie. Bene, grazie a tutti, grazie agli speaker della tavola rotonda. Io volevo chiudere l'evento appunto ringraziando innanzitutto a tutti gli speaker, a tutte le persone che hanno partecipato, hanno parlato, ci hanno portato la loro esperienza, la loro visione. E a tutta la struttura della Fondazione Bruno Kessler che ci ha aiutato, in particolare il team di comunicazione Grandi Eventi, senza di loro non saremmo riusciti a organizzare, ad A22 che ci ha ospitato qui, ha organizzato praticamente tutta la giornata, e oltre chiaramente a tutti gli ospiti, come l'assessore Spinelli, Vito Mauro in rappresentanza del ministro, e sarebbero troppi per citarli tutti. Grazie ancora. E l'evento, la diretta finisce qui. Adesso, per chi è presente, avrà la fortuna di poter salire sulle macchine e di provare la demo. Vediamo, insomma, anche se piove un po'. Ma...